Ciao a tutti amici di Spazio Tech, eccoci qui all'evento LG. Appena presentato il nuovo V30, che è il telefono che tutti aspettavamo qui in fiera. Come possiamo vedere ha uno schermo da 6 pollici, però che non ci sembra perché è abbastanza tutto racchiuso in un corpo molto piccolo, infatti è molto maneggevole il dispositivo. Il display è fantastico, è un full OLED di 2880x1440 pixel con 538 ppi. Abbiamo al solito la camera dual di LG, che abbiamo la funzione grandangolare, la funzione normale, come potete vedere qui. All'interno abbiamo uno Snapdragon 835, uno degli ultimi che è appena uscito. All'interno abbiamo una RAM da 4 GB, una memoria interna da 64 GB, e all'interno abbiamo una batteria da 3300 mAh. Al solito abbiamo tutta la connettività disponibile, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, anche la ricarica rapida. Ma ora vediamo più nel dettaglio il dispositivo. Le nuove funzioni che sono in questo V30, innanzitutto abbiamo qua la nuova floating bar, che al posto degli altri V20, V10 che avevano il secondo schermo, qui abbiamo una floating bar con funzioni aggiuntive che possiamo prendere tranquillamente. Come possiamo vedere dalle impostazioni, 3.1.2, quindi aggiornatissimo, con il livello patch di settembre 2017, quindi direi che è il telefono più aggiornato di tutti. I colori disponibili saranno il black, il silver, il blu e il viola, che è questo qui. Come possiamo vedere da questo logo, c'è la compatibilità Bang & Olufsen, quindi all'interno abbiamo il DAC Bang & Olufsen per l'audio. Avremo una qualità d'audio, come ci hanno detto, eccezionale. E niente, quello che ci ha sorpreso di più è stato il display, perché il display da 6 pollici racchiuso in questa scocca è veramente ottimo. Beh ragazzi, penso di avervi detto tutto. Ah, non vi ho detto i megapixel della fotocamera, che sono da 16 e 13. Invece frontalmente abbiamo una 5 megapixel wide angle. Nella fotocamera inoltre abbiamo tante modalità, come potete vedere abbiamo la modalità manuale, dove possiamo impostare tanti valori. Qui, come potete vedere, abbiamo il livello dei due microfoni, lato destro e lato sinistro. Abbiamo anche la possibilità di cambiare gli ISO da 50 fino a 3002, la possibilità dell'apertura focale, ovvero che vada 1/30 fino a 1.3002. Inoltre abbiamo il livello dell'esposizione, il focus e il bilanciamento del bianco. Le altre modalità sono ovviamente... Ah, questo era il manuale video, scusate, questo è il manuale foto. Eccolo qui. Poi le altre modalità sono l'istantanea, che serve per fare stampare in automatico le foto nella vostra stampante. Abbiamo il match shot, il cine video, griglia scatto, guida scatto, cibo, slow motion, time lapse, filmato rapido, panoramica e panorama 360 e pop out. Ciao amici, sono Samu, eccoci di nuovo qui da LG con il V30 Plus. Però V30 Plus perché ha 128 GB di memoria interna, quindi si differenzia rispetto alla versione normale per questo, per la memoria interna. Prima vi avevo indicato che c'ha l'ingresso ovviamente USB Type-C. Qui abbiamo lo speaker, il microfono e ovviamente il jack, che non poteva mancare, il jack per le cuffie. Qui inoltre abbiamo anche le cuffie Bang & Olufsen. Hanno detto che sono cuffie di ottima fattura, quindi speriamo di provarle presto. Penso di avervi detto tutto ragazzi, ci vediamo magari in fiera per un video più approfondito.